Benvenuti o bentornati sul canale e in questo nuovo video. Allora, come leggete dal titolo, oggi andrò a spacchettare un mega pacco da parte di Zaful. Zaful mi ha contattata di nuovo, non mi ricordo precisamente quanti video ho fatto insieme a loro, però anche questa volta mi ha chiesto se volessi provare dei loro vestiti e farveli vedere indossati e ovviamente ho accettato. Abbiamo un sacco di roba da vedere insieme. E comunicazione di servizio, non ricordo bene le altre volte, ma l'ultima volta qualche mese fa sono certa di aver beccato la dogana con Zaful. Questa volta non so per quale fortuna nell'universo, ma mi è arrivato il pacco tranquillamente senza dogana da pagare, quindi io contentissima. Però questa volta mi hanno mandato diversi pacchi, tre in realtà, invece di uno gigantesco, quindi non so se non ho beccato la dogana per il fatto che hanno diviso i vestiti in più pacchi, magari hanno iniziato a fare così per cercare di evitare la dogana, oppure se è stata semplicemente fortuna. Comunque io ve lo dico. Ovviamente trovate giù nell'info box i link a tutti i capi e anche il codice sconto in caso ci sia, credo di sì. Ora mi sfugge, però ve lo scrivo giù nella descrizione del video. Bando alle ciance di servizio, andiamo subito a spacchettare. Vorrei partire da questo qua che è un po' più piccolino. Io sempre una pro nell'aprire i pacchi. E iniziamo a pescare perché ce n'è di roba e ho altri pacchi così. Allora, la prima cosa che vedo è questa qui. E ricordo benissimo che cos'è perché è una delle cose per cui ero più entusiasta. Che è carino. Si tratta di un set a due pezzi composto da maglioncino cardigan. Direi più cardigan perché ha i bottoncini davanti. A maniche lunghe, un po' crop, super super morbido, non so se riuscite a capire il materiale. Contentissima della sensazione al tatto. In questo colore lilla con le margheritine, ma c'è anche la parte di sotto che è questa gonnellina bianca con le margheritine lilla questa volta. Mini con questi laccetti qui sul lato che fanno questo dettaglio. Anche questa ha lo stesso identico materiale del cardigan, super super morbido. E purtroppo la taglia è one size, quindi c'è solo questa taglia di questo set. Capisco che sia molto elastico il materiale, ma io non credo per niente nelle one size. Infatti magari io che ho la S posso entrare qui e magari anche qualcuno che ha la M per quanto è elastico. Ma dubito fortemente che per esempio può entrarci mia mamma che è una plus size. Nonostante questa cosa della taglia l'ho scelto lo stesso perché mi piaceva tantissimo come stile. Il vibe che mi dava è un po' soft girl su Instagram o TikTok. Comunque è uno stile che va tantissimo in questo periodo e andiamo subito a provarlo. Allora babies, questo qui è il set indossato. Super super comodo, super morbido, mi piace tantissimo, mi piace come fitta, mi piace il colore. L'unico appunto che avrei da fargli, se proprio devo trovare qualcosa, è che la gonna è leggermente lunga per i miei gusti. L'avrei preferita così, ecco. Capisco che comunque io sono bassina, sono 1,58 m, quindi qualcuno di più alto apprezzerà che sia un po' più lunga. Fortunatamente la taglia per me, taglia unica, è perfetta. Anche dietro a me fitta benissimo. Io comunque gli do 5 su 5 per come veste su di me, perché mi piace, ma state attenti perché taglia unica. Madre, che ne pensi? Non ti piace? Mi piace, sì. Mi piace. Si sente così silenziosa. Non so cosa dire, vediamo. Sì, mi piace. No, non ti piace, di la verità. Non stratanto, direi un 4. 4? Sì. Beh. Non mi ha fatto wow quando sono entrata, però guardandolo bene è bello. Va bene, fatemi sapere voi cosa ne pensate, perché qui abbiamo due pareri completamente diversi. La prossima cosa che ho pescato è di questo verde oliva. Ed è un vestitino fatto a costine, maniche lunghe con questo dettaglio del laccino che si stringe sulla manica. Ed è un mini dress con questi laccini qua che fanno la ricciatura. Il materiale mi piace, è morbido, elastico e sembra super super comodo. Ho preso una S, solo che a tenerlo in mano così mi sembra una S un po' abbondante, soprattutto nella parte superiore. Forse avrei dovuto optare per una XS in questo caso, però non è detto finché non lo provo, quindi andiamo a vedere come indosso. Mi sbagliavo perché la S mi va
benissimo. Devo ammettere che mi piace molto questo. Mi piace come mi sta il colore, mi piace come mi sta il modello. Queste rouge qui coprono la pancetta, non diciamola a nessuno. A parte che devo fare i fiocchetti a questi lacci sulle mani, altrimenti potrei ferire qualcuno. Però mi piace. Super cute. 5 su 5 per me. Adoro questo. Ti piace questo? Questo è meraviglioso. Ecco, a te ti piace? Ecco, sei tornata con i commenti. Questo mi piace tanto. Sì, anche a me piace un sacco. Anche a te. Bellissimo. Voto? 5. Questo approvato da entrambe. Prossima cosa che pesco sono due cose letteralmente identiche e ora vi spiego il perché. Ma quanto è cute. Allora, che cos'è? È un pigiama natalizio. Questa è la parte di sopra che è semplicissima, grigia, a maniche lunghe con i polsini qui. E la parte di sotto è fatta in questo modo, grigia, con queste strisce. E l'ho preso identico in 2XL anche a mia mamma perché ho visto che c'era, era così cute e ho voluto prenderlo anche a lei. Allora, babies, non è che ci sia molto da dire in realtà. Voglio dargli 5 solo perché è molto natalizio e molto comodo, però ecco, non è questo granché, ma è carino ed è molto carino questo babbino qui. Sembra simpatico. Che ne pensi? Mamma mia, quanto è bello! È uguale al tuo! Evviva Natale! Grazie, amore, per il regalo! Da 1 a 5? Ah, 5! Potrei anche 10. E il primo sacchetto è andato. Nel secondo sacchetto c'è solo una cosa, quindi andiamo subito ad aprirla. Ah sì, è quell'altro pigiama. Mi sono data un po' alla pazza gioia con i pigiami questa volta, ma vi giuro che è l'ultimo. Questo qui è un po' più easy, non è natalizio. Ed è fatto dalla parte di sopra così, forse un pochino crop, con le maniche lunghe e i polsini. Dei pigiami ho preso una M per stare più comoda. La parte di sotto invece è fatta in questo modo. Sembrano un po' come tipo i pantaloni della tuta perché hanno anche le tasche. Non so a cosa servano le tasche mentre si dorme, ma per quanto mi riguarda sono sempre ben accette. Non lo so, ho un debole per le cose con le tasche. E poi vanno giù lunghi e olè, si stringono con i polsini molto molto bene. Questo qui forse a vederlo così mi piace più dell'altro, anche se non è natalizio, però può cambiare tutto quando lo vedrò indosso. Allora babies, questo qui è il secondo pigiamino, super super carino, lo adoro, è morbidissimo, mi piace che le maniche siano un po' più lunghe delle mie. Giù finisce in questo modo e anche qui, se devo proprio trovargli un difetto, la parte sotto è leggermente trasparente perché si intravedono le tasche, ma who cares se si vedono le tasche, tanto è un pigiama, quindi a me non interessa e gli do 5. Credo che lo sfrutterò un sacco. Per essere una pigiama, bellissimo. Sì, è un pigiama. A me mi piace di più quell'altro, però anche questo poi dici. Ti piace di più quello di Natale? Sì. A me piace più questo. Comunque 5 anche a questo. Molto carino, approvato. Sì. Apriamo il terzo e ultimo sacchetto, che è il più grande di tutti. Parto con questa cosa nera enorme che occupava la maggior parte dello spazio nel sacchetto. Scusate, non è neanche nera, non ci vedo bene a quanto pare. È marrone testa di moro, credo si chiami questo colore. Ed è una mega felpa con il cappuccio enorme. Dentro è tutta felpata. Ha la cerniera davanti ed è veramente gigantesca. E di questa ho preso una M, credo che la volevo un po' più abbondante. E andiamo a vederla indossata. Allora, babies, questa qui è la mega felpona. È veramente pesante, tutta felpatina dentro. Ed ha anche un cappuccio veramente enorme. Così è aperta, ma ovviamente ha la cerniera e potete chiuderla. E a me piace un sacco perché sembra iper iper comoda e calda. Poi mi piace un sacco questo colore marrone testa di moro. E ve la provo, non ho nulla in contrario da dire. Cosa ne pensi? Ma quanto è bella questa felpa! Ti piace? Di solito a te non piacciono le cose larghe. No, mi piace tanto invece. Poi si vede che è grossa. Sembra quasi una giacca. È molto grossa, sto quasi avendo caldo in questo momento. Bellissima, ti sta anche bene. Voto? 5. 5, bene. Ottimo. Adoro questo colore. Io non lo so cosa mi aveva preso quando ho fatto quest'ordine, ma a quanto pare ho ordinato per la maggior parte tutte pigiami
Forse l'ho fatto quando era appena partita la zona rossa e quindi sono andata al riparo a prendere le cose per stare in casa. Ma qui abbiamo questa tuta fatta a crop, questa è la parte di sopra, è una felpina molto molto leggera. Infatti non è felpata, che va così e si stringe con i polsini, e anche di questa ho preso una M. Il colore è meraviglioso ed essendo io un'estate nell'armocromia dovrebbe starmi anche bene come colore, teoricamente dovrebbe essere in palette. E la parte di sotto è fatta da questi pantaloni, stesso colore, hanno le tasche anche questi. Non sono felpatini, però sembrano comunque molto baggy, molto carini, si stringono giù con l'elastico sulle caviglie. E a vederla così, I like it, quindi andiamo subito a vedere come indosso. Allora Bevis, questa qui è la tuta lilla. Non ho moltissime cose da dire a riguardo, semplicemente mi piace, è comoda, veste bene, il colore mi fa impazzire. Unica pecca, come vi ho già detto, molto molto leggera, però per stare in casa oppure mezze stagioni è perfetta. Va giù così e io ve la stra promuovo. 5 su 5. Che ne pensi? 4. Mi piace tanto il colore, però sì, io con le tute sportive sai che non vado matta con quei pantaloni lì. Sì, però anche per stare giusto in casa. Per stare in casa gli do 5, per andare in giro 4. Ok, quindi 4 e mezzo. 4 e mezzo, sì. Va bene, quindi questa da me 5, da mamma 4 e mezzo. Colore l'adoro. Prossima cosa che pesco, verde tipo serpeverde. Che carino. Ok, è praticamente questo maglioncino molto crop. Anche questo come il set che abbiamo aperto prima con cardigan e gonna. Non so che materiale sia, ma è morbidissimo. È uno stile, una trama che a vederla così è un po' da nonnino, da anziano. Ma vanno un sacco di moda queste cose, questo stile, soprattutto su TikTok. Quindi ho voluto assolutamente provarlo. Andiamo a vedere come indosso. E di questo ho preso una S. Allora babies, questo qui è il maglioncino crop. Ovviamente lo sto indossando con i pantaloni del pigiama, quindi per favore usate la vostra immaginazione e pensatelo con una gonnellina o qualcos'altro. Però mi piace un sacco, super super morbido, super comodo, io gli do 5. Non so se in questo haul sono stata io fortunata o se ultimamente Zaful ha delle cose più carine, perché che io ricordi non ho mai fatto un haul così carino su Zaful. Ti piace? Che carina questa mallettina, ti do 5, l'adoro. Anche a me piace un sacco, quindi 5 da entrambe. Sì, sì. Prossima cosa nera, se è veramente nera o non ci vedo ancora bene. Questa qui mi piaceva un sacco sul sito perché sembra proprio nel mio stile, ed è questa magliettina crop con le maniche così belle bombatine a palloncino e vanno giù lunghe e strette. Il materiale è a costine, non sembra male ma neanche bellissimo, credo sia poliestere, vediamo. E invece mi sbagliavo alla grande, è anche un buon materiale perché è al 65% cotone. E anche di questa ho preso una S, sembra molto molto carina a vederla così. Andiamo subito a vedere com'è indosso. Una delle cose più semplici, ma una delle mie preferite, perché io so che queste magliettine le sfrutto un sacco. Ormai se mi seguite da un po' saprete che adoro, adoro queste spalle fatte così a palloncino. Per il resto è bella aderente, a costine, e anche questa 5 su 5. Bellissima. Ti piace? Questi tipi sono tuo stile. A me piace un sacco. 5 mi piace. Poi la sfrutto in tantissimi modi, con gonne, pantaloni, sì, tacchi, scarpe, sì, da ginnastica, sì. Quindi approvata. Prossima cosa, sempre nera, in simil pelle. E ragazzi, attenzione, non puzza neanche. Di solito questo materiale puzza sempre appena tirato fuori dai sacchetti. È un vestito fatto in questo modo, senza una spalla, mentre da quest'altro lato ha la manica fatta a palloncino che va giù lunga, stretto in vita con questa cucitura, e poi sarebbe un vestito mini. Il modello mi piaceva tanto, ma tenerlo così in mano mi sembra che sarà grande e non starà aderente come vorrei. E per reference ho preso una S. Io ho paura che sembrerò un sacchetto della spazzatura. Però prendo coraggio e andiamo a provarlo. È anche l'ultimo. Vediamo se chiudiamo in bellezza o chiudiamo proprio male. Allora, babies, direi che mi sono assolutamente sbagliata sulla taglia perché mi veste benissimo. Non so perché in mano mi sembrava grande, ma visto così
veste davvero bene, sta bello aderente anche sulla vita. L'unico appunto, se devo fargli un appunto, esattamente come per il due pezzi, lo avrei preferito un po' più corto, forse qui, e la gonna un po' più aderente, invece è leggermente troppo lunghina per i miei gusti e troppo larghina. Vedete, secondo me se fosse stata così sarebbe stato da 5. Così invece io gli do 4 su 5. Ovviamente tenete conto che io sono bassina, se siete più alti potrebbe essere un vantaggio, vedete voi. Che ne pensi? Effettivamente hai ragione, se era un po' più corta era meglio, però esatto. La adoro io. Faceva io poi do 5 uguale. Uguale? È troppo bello. Anche se è lunghino? Sì, sì, la manica così poi con i sì, tacchi. Sì, questa è molto carina, è questa manica. Sì. I do 5 uguale. Va bene, grazie. Ultima cosa, nel pacco c'era questo sacchetto, non ho idea di cosa ci sia, vediamo. Ah sì, ci sono degli accessori perché mi mancava davvero pochissimo budget. E c'erano un sacco di orecchini che costavano tipo 1 euro, davvero poco. Perciò li ho presi e vediamo come sono, al massimo se non mi piacciono, non sono nel mio stile, li farò vedere a mamma se li vorrà. Allora, innanzitutto questi qui erano gratis perché sopra un certo ordine si poteva scegliere un regalino e io ho scelto questi qua dorati che in realtà sono molto carini, mi piacciono gli orecchini così dorati. Prossimi, questi qua pensavo proprio di darli a mamma perché non sono per nulla nel mio stile ma sono un sacco nel suo. E sono questi pendenti con sopra i cuoricini e questo fiore gigante verde, sempre dorati. Questi qui invece li metterei, li trovo veramente carini soprattutto per le feste. Molto molto carini, pendenti, ovviamente sempre dorati. Infine ci sono questi qui che vi giuro venivano qualche centesimo, neanche 1 euro. Carini, un po' pendenti con un piccolo punto luce, in realtà anche questi li metterei. E questa volta invece sono argentati. È finito anche l'ultimo sacchetto, babies, quindi il video finisce qui. Voglio sapere giù nei commenti se vi è piaciuto qualcosa, se avete proprio odiato qualcosa e lo bocciate, e che voto date da 1 a 5 a Zaful questa volta. Non dimenticatevi di lasciarmi un pollicino in su se volete altri video haul del genere e di seguirmi su Instagram, vi lascio il link al mio profilo Instagram sia in descrizione sia nei commenti. Io vi voglio bene, vi mando un grosso bacio e un grandissimo abbraccio ad ognuno di voi e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!